Mio nome di battaglia era Lilia, nome che non mi è mai piaciuto, perché Lilia era un nome gentile, io mi sentivo una combattente. Per la prima volta prendevo decisioni importanti. Assumevo responsabilità personali impensate fino a quel momento e me le assumevo da sola, senza il sostegno e il consiglio di familiari. Improvvisamente ero adulta e responsabile di me stessa. Questo sentimento si accompagnava a una sensazione di straordinaria libertà. Gruppi di difesa della donna sono stati un movimento composti da donne di tutti i partiti, nel senso che appartenevano agli stessi partiti del Comitato di Liberazione Nazionale. Quindi erano donne del Partito d'Azione, donne socialiste, donne comuniste, donne cattoliche, tutte unite, molto organizzate. Noi sappiamo che erano divise addirittura in zone. So che a Torino erano migliaia divise, se non sbaglio, in 9 zone e ogni zona aveva una responsabile e facevano tutto quello che era necessario fare, nascondevano partigiani, nascondevano persone ricercate, nascondevano alleati fuggiti dalla prigionia. Forza che è giunta l'ora di fuori alla battaglia per conquistare la pace, per vivere la vita.